Fratelli rossoneri, amici di YouTube, buonasera, 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 buonasera. Allora ragazzi, dovete stare calmi, mi chiedete in tanti. Benasera, ma se gli propongono i soldi, va via. Teo, se gli propongono i soldi, va via. Mettetevi l'anno in pace, che benasera. E state tranquilli che benasera e Tornandes sono i due punti fermi che non andranno via da questo Milan qua. Mettetevelo in testa. Cioè, state tranquilli, state calmi. L'unico che andrà via, che abbiamo bisogno di monetizzare perché ha un procuratore molto simpatico alle spalle che non vuole assolutamente, assolutamente rinnovare il contratto con noi, quindi deve andare via. Perché se non rinnova il contratto l'anno prossimo lo perdiamo a zero, quindi andrà via. Poi comunque, ragazzi, vi ho sempre spiegato, il portiere non è quello che ti fa vincere i campionati. Con i soldi di Donnarumma, sto parlando di Donnarumma ovviamente, ci può sempre prendere un attaccante. Ibra c'ha 39 anni, quasi li compierà a fine anno, 38 anni, farà ancora un anno da calciatore, per tutto il dio del calcio che possa essere. Bisogna prendere comunque, pensare anche al futuro. Con i soldi del portiere possiamo prendere, pare che ci abbiamo anche di Plizzari da tirare su, che ne parlano tutti, me ne parlano bene di Plizzari, tutti me ne parlano bene. Magari ce l'abbiamo già a casa un baby fenomeno, magari, ma chi lo sa. O comunque ci sono tanti portieri comunque in Italia che sono bravi, che prendono molto meno di stipendio. Perin, che costa molto poco, Musso, ce ne sono tanti che sono bravi in Italia, tanti portieri forti, quindi del portiere non dobbiamo avere problemi. Comunque mettetevi l'anima in pace che Benacer e Teo Hernandez rimarranno al Milan, perché anche la mia fonte, che non si sbaglia mai, me l'ha sottolineato. Poi magari se non sarà così mi loggate in questo video qua, dovrò cancellarlo perché sennò mi farete un culo così. Però mi è arrivata proprio la voce dalla mia fonte sicura che questi due qua non si toccano, sarà la ripartenza per il campionato dell'anno prossimo. Teo e Benacer non si toccano, a qualsiasi cifra non si toccano. A parte che arriva proprio un'offerta folle che ti sparano 100 milioni per Teo Hernandez, e allora lì ci pensi un attimo, perché ok, va bene Teo Hernandez, però ne prendo tre forti. E allora lì o arrivano tipo 80 milioni per Benacer, non meno di 70-80 milioni, e allora dici cazzo, però via Benacer, ma ne posso prendere altri tre. Cioè, capito? Ma per offerte 30 milioni, 40 milioni... Non si muovono questi qua, mettetevi in testa che non si muovono. Quindi state tranquilli lì in poltrona, respiriamo e andate tranquilli. Detto questo, ragazzi, detto questo, invece il problema del Milan, che io mi auguro, veramente, mi auguro che questi qua lo riscattino, che adesso riparte anche la Bundesliga, quindi mi auguro che questo qua faccia 10 gol a partita, che prende, ce lo levano dalle palle questo cazzo di André Silva qua, in modo che comunque facciamo uno scambio alla pari con Rebic. Io mi auguro, la nostra speranza è che quando inizierà la Bundesliga, che finirà la Bundesliga, io mi auguro che André Silva avrà fatto un gran cazzo di campionato, che avrà fatto tanti gol, e voi mi direte allora lo riprendiamo noi. Lasciatelo lì, noi ce ne tiene Rebic è perfetto, può fare più ruoli, ti fa l'esterno, ti fa la prima punta, ti fa la seconda punta, è uno che sputa veramente il sangue in campo, quando beve l'acqua è per pulirsi la maglietta sporca di sangue, noi quei giocatori lì servono, ok? Problema è che se non ci riscattano, ci troviamo fra il cazzo André Silva, praticamente, scusatemi il francesismo, il problema è che dobbiamo spendere 25 milioni più o meno per Rebic, e quello lì è un problema, anche se vi dico la verità, io Rebic tutta la vita, uno di quei giocatori che è da cui dobbiamo ripartire, insieme a Teo ed insieme ad Ismael, ok? Insieme a queste tre persone qua, insieme a Spaghettino, che è un altro che corre, che dà l'anima in campo, sono quei giocatori che dobbiamo tenere, quelli che danno l'anima in campo l'anno prossimo, quelli che hanno fame di vincere, quelli che lottano per la maglia, ok? Su quelli dobbiamo comunque continuare a proseguire la nostra cosa. Il portiere, tutti, Gigio, Lottereggio, il futuro Terre. Se rimane, sono anch'io felice se rimane, per l'amor di Dio, ma cosa preferite? Prendere, magari che abbiamo un Plizzari in casa che è veramente forte, o andare a prendere tipo un Perin, che per me è Perin un portiere ormai di esperienza, c'è cioè 26-27 anni comunque, è da una vita che ormai gioca ad alti livelli, che lo paghiamo un cazzo tipo 2 milioni di ingaggio, e con i soldi di Gigio ti vai a prendere un Belotti magari. Cioè io sinceramente preferisco avere comunque un portiere competente in porta, che ce ne sono mille, e avere un attaccante forte davanti per comunque sia punto di riferimento per il nostro futuro, oltre che tenermi quelli già i nostri punti fermi che ci abbiamo. Quindi smettiamolo, cioè ragazzi, Gigio pure io, se dovessi comunque rinnovare, che dice no, io rinnovo perché voglio rimanere, gli do anche la fascia al braccio, gli do. Perché se veramente fa questa scelta qua,
che manda a fanculo Raioli e dice: ascoltami Mino, io voglio rimanere qua perché a me piace Milano, mi piacciono i tifosi, io sono affezionato a questo club qua e sono sicuro che un domani vinceremo qualcosa. Io sono felice che Gigio rimane. Però non ci affezioniamo troppo ai singoli giocatori, nel senso, cioè, non vuoi rinnovare? Via, subito, immediatamente via, con quei soldi lì andiamo a prendere una punta. Allora, a me quello che veramente mi fa dormire la notte è proprio Rebic, cioè Rebic che veramente è uno di quei giocatori con Castiglieco che adesso sono i nostri due punti fermi, da prima che erano due cessi, adesso invece proprio sono i nostri due punti fermi. Quindi vedremo un attimino, vedremo un pochettino che cosa succederà. Sono veramente curioso innanzitutto di vedere come se rinizierà questo campionato qua e come finirà questo campionato qua. Noi comunque dovremmo stare vigili, dobbiamo stare attenti comunque per rifare la squadra per l'anno prossimo. Stasera live ore 21, io sono andato un po' in ritardo, sono arrivato, vi chiedo scusa, ero al telefono con un bravo youtuber della Juve, Beppe Bianconero, che piace tanto a me come youtuber della Juventino, ero al telefono con lui e quindi ho fatto un po' tardi. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube, abbiamo perso una marea di iscritti per queste live. La gente non piace molto e non piace che faccio le live, che cosa devo fare? Io le live le faccio la sera. Ciao a tutti ragazzi.